Certo, imparerai ad evitare guai. Basta un po' di fantasia, e come per magia, insieme a tutti noi, tu verrai via. Ogni giorno novità, scoprendelo anche voi. Qua giù è sempre così, noi vi aspettiamo qui. Il fantastico mondo di Richard Scarry. Le banane scomparse. Wow! Guarda quante belle banane! E io adoro le banane! Salve, cima di rapa! Posso darti una mano? Grazie, banana, ma ce la faccio da sola. Sto portando la fornitura di frutta ad Aldroghiere. Non vorrai lasciare tutte queste banane incustodite, spero? Oh, tranquillo, staranno benone. Vedrai che non scappano da nessuna parte. Ti dispiace se le controllo io? Lo faccio molto volentieri. Va bene, è gentile da parte tua, grazie. Puoi dormire sonni tranquilli. Gorilla Banana dovrebbe sapere che è vietato parcheggiare davanti all'idrante. Ci sono problemi, sergente Multa? Sì, hai parcheggiato la tua auto davanti all'idrante dei pompieri. E se scoppiasse un incendio e dovessimo usarlo? Caspita, ha ragione, le chiedo scusa. Sposto subito la mia banana mobile. Spero proprio di pescare qualcosa di grosso per cena. Anch'io, il pesce è il cibo che preferisco. Cibo. Sono finite le banane! Ciao, banana! Vuoi venire con noi a fare un picnic? Perché hai quella faccia? Le banane di cima di rapa le stavo tenendo d'occhio, ma loro sono sparite! Non ti preoccupare, ti aiutiamo noi a trovarle! Eppure, cima di rapa, vi avevo detto che non sarebbero scappate! Beh, la prima cosa che dobbiamo fare è cercare un indizio. Non dimenticarti il cappello, altrimenti finirai per perderlo. Ma io il cappello ce l'ho già in testa, vedi? Quindi questo cappello appartiene a qualcun altro. Sono certo che chiunque sia il proprietario deve sicuramente sapere qualcosa delle banane scomparse. È il primo indizio. Scusi, signor Ciccio Pasticcio, per caso ha perso il suo cappello? Il mio cappello? No, quello non è mio. Però non trovo più la mia valigia. E adesso che cosa facciamo? Devo trovare la mia valigia. Oh, caspiterina, ho trovato un cappello. Caspita, e pesa anche un sacco. Wow, che cappello elegante. Ti ringrazio. Tu pensi che sia caduto da un albero? Non so, comunque sia, è caduto sulla testa giusta. Oh! Abbiamo chiesto a tutti, ma questo cappello non è di nessuno. Cima di rapa penserà che ho rubato io le banane. Stai tranquillo. Ci deve essere qualcuno che sa qualcosa di questo cappello. Esatto. E poi le banane non se ne vanno a passeggio da sole. Ne sei sicuro? Guardala. Forse ti sbagli. Ti ho preso! Che cosa vuoi fare? Vuoi rubarmi il cappello? Se ne vuoi uno elegante come il mio, vattelo a comprare con i tuoi soldi. Per la verità, noi abbiamo già un cappello, solo che non sappiamo a chi appartiene. Quello dovrebbe essere di Ben. E tu come lo sai? Perché l'ho visto alla stazione con indosso un cappello nuovo che assomiglia molto al mio. Ho dato il via a una nuova moda. L'hai visto con un cappello come il tuo? Non esattamente, il suo ha solo qualche banana.
Da che parte andava, lo sai? Ve l'ho detto, l'ho vista alla stazione. Grazie, Hilda, ci hai fornito il secondo indizio. Signor Ciccio Pasticcio, ha per caso visto Benny? Aspetta, fammi pensare bene. No, però, in compenso ho trovato la mia valigia. Evviva, una banana! Grazie, signor Ciccio Pasticcio, è il terzo indizio. Ehi, guardate da quella parte. Una fila di banane. Voglio preparare stufato di banane. Secondo voi bisogna sbucciarle prima o dopo averle cotte? Fermi! Non toccate quelle banane! Ehi, ma che razza di maniere? Avresti semplicemente potuto chiedere di mangiarle con noi. Queste banane appartengono alla signora Cima di Rapa, quindi non potete mangiarle. Diciamo addio alla nostra cena. Colazione, pranzo e cena. Guarda, Benny, abbiamo trovato il tuo cappello. È proprio il mio. Grazie mille, amici. Riporto indietro le banane prima che la signora Cima di Rapa se ne accorga. Grazie dell'aiuto, ragazzi! E adesso facciamo il nostro picnic. Sono spiacente per il vostro stufato di banane, ma se volete potete favorire. Oh, quante buone cose! Grazie per aver tenuto d'occhio le banane. Grazie, Cima di Rapa. È stato un vero piacere. Per premiare il tuo senso di responsabilità, ti voglio regalare queste. Caspita, ti ringrazio. Spero che tu non abbia avuto problemi. Problemi? No, assolutamente nessun problema. Anch'io lo so. Le cadono dagli alberi? Per colpa della gravità. Che cos'è la gravità? C'è una forza, lo sai, che si chiama gravità. Una forza che tutto giù cadere fa. Se rovesci qualcosa verso il basso cadrà. E lo sai tu perché? Per la gravità. Oh, gravità, la gravità. Se giochi con la palla e la butti su, la gravità la fa tornare giù. Quando un giorno grigio un po' di pioggia scenderà, la causa sempre della forza di gravità. E se un giorno sparirà per magia, ogni cosa dalla terra volerà via. Qualunque cosa al mondo in volo si alzerà, se un giorno non ci fosse più la gravità, la gravità. Oh? Grazie, gravità! Buona fortuna a Roma! Ciao! Benvenuti a Roma! Qui arriva gente da tutto il mondo per visitare i monumenti storici, come il Colosseo, la Basilica di San Pietro e la meravigliosa Fontana di Trevi. Ma non è sempre facile girare per Roma. Provate a chiedere a Federico e Maria. Oh, Federico, guarda, siamo arrivati a Roma, la città eterna! Voglio farti visitare tutti i posti che finora hai visto solo sui libri. Oh, la scalinata di Piazza di Spagna, e poi il Pantheon, e via Veneto! Sì, ma prima dobbiamo gettare una monetina nella Fontana di Trevi, perché porta fortuna, sai? A proposito, tu sai già come arrivarci? Certo, Maria, naturale che so come arrivarci! Dunque, sinistra, destra. Tu lo sai perché nessuno va da questa parte? Oh, adesso ho capito perché nessuno fa questa strada. Meno male che ho controllato la pressione della ruota di scorta. Dovremmo essere pronti a ripartire per andare alla Fontana di Trevi. E speriamo che ci porti davvero fortuna. Federico, non stiamo andando un po' troppo veloci? Devo recuperare il tempo perduto. Bisogna sbrigarsi se vogliamo vedere tutto. Oh, per ora io vedo solo che qualcuno ci segue. Dal momento che la prima volta che viene a Roma, signore, non gli faccio la multa. Federico, chiedi a lui come si fa ad arrivare alla Fontana di Trevi. Lascia stare, Maria, non ce n'è bisogno. È molto semplice, andate avanti dritti, poi svoltate a destra, poi leggermente a sinistra e ancora un po' a destra. Passate un ponte, il segnale dello stop, svoltate a sinistra, quindi passate la galleria che va sotto la torre.
Ti ricordi tutto quello che ha detto? Non ha importanza, io so perfettamente come arrivarci. Federico, questa strada ha un che di familiare. E anche l'agente di polizia. Maria, ti prego, non chiedergli ancora delle indicazioni. Ti ho detto che non serve. Federico, come mai guidano tutti più veloci di noi su questa strada? Oh no, mamma mia, siamo rimasti senza benzina. Ah, signore, il limite di velocità vale in entrambi i casi. Che si ecceda o che si vada troppo adagio bloccando il traffico, per cui... Ci serve proprio una fontana porta fortuna. Chi ti ha dato la patente? Ma chi si crede di essere il padrone della strada? Federico, non dobbiamo necessariamente vedere tutto oggi. Basta che riusciamo a trovare la fontana di Trevi. Maria, ti ho promesso che ti avrei portata in tutti i posti più famosi della città. Ok. Dunque, dove siamo adesso? Ah, sono proprio bravo. Ci mancava solo che rompessi una statua antica. Meno male che Maria non se n'è accorta. Devo farla riparare prima che sia troppo tardi. Fio. Ah! Ehi! Ehi! Maria! Torna indietro! Non ho tempo di darle spiegazioni. Presto, segua quella macchina! Bello! Ho sempre sognato che qualcuno mi dicesse questa frase. Ehi, Federico! Finalmente qualcosa da vedere! Questo è il Foro Romano! Dobbiamo assolutamente fermarli. L'Arco di Costantino. Oh, povera Maria, chissà come è spaventata. Guarda, Federico, quella è la colonna di Traiano. E quello è il Pantheon. Dov'è finita? Oh, che sciocco! Avrei dovuto chiedere indicazioni, come mi aveva suggerito Maria. Quelle sono le guardie svizzere! Federico, sei una guida turistica meravigliosa. Grazie per avermi portato in tutti questi posti così famosi. Mi spiace tanto, signore, ma l'abbiamo persa. No, eccola laggiù, andiamo. Non hai più detto una sola parola, Federico. Ah, ho capito. Vuoi portarmi a vedere la fontana di Trevi? Bene, sarà la nostra ultima tappa. Mamma mia, non ho mai visto nessuno guidare in quel modo in vita mia. Eppure sono anni che faccio il taffista a Roma. Credo sia meglio chiamare i carabinieri. Se non riesco a fermarli io, non ci riesce nessuno. Eccola la fontana, ti conviene rallentare? Caspita, Federico, la palestra comincia a dare i suoi frutti. Maria! Maria! Sei tutta intera, tesoro? Sì, Federico, perché me lo che cosa? Cos'è questa? Una statua antica? Oh, Federico, sono salva per miracolo. Com'è possibile che ci fosse una statua al volante? Oh, ma dove ci troviamo? Non ha alcuna importanza adesso. Dopotutto sei riuscita a visitare la città. Oh, è vero, Federico, hai proprio ragione. Ho visto tutto. La gente getta delle monetine nella fontana di Trevi. Federico e Maria invece ci hanno gettato una macchina intera. E adesso avranno fortuna per tutta la vita. Stai attento. Ciao. Ciao, ci vediamo più tardi. Ora che siamo a casa da soli, avete idea di cosa fare? Che cosa intendi dire, Ida? Magari anche a te accadrà di restare a casa solo senza mamma e papà. Se le porte tu chiuderai, più sicuro tu starai. E se chiamerà qualcuno che cerca mamma, digli che quando lei ritornerà, lo richiamerà. E se suonano il nome fatti dire, se non sai chi è, ti mi spiace non aprire. Ora tu cosa fare lo sai, fai così ed eviterai guai, fai così e quando solo stai. Ho
ho dimenticato le chiavi, ma dove eravate finiti? Stavamo facendo un gioco sicuro. L'incidente! Mi faccia passare, sergente Multa, hanno urgente bisogno di me. La lavatrice di mamma bottega perde acqua, l'impastatrice del pasticcere ha un guasto e la postina è bloccata. Ci picchia, che giornata! Ho capito, allora si sbrighi, ma la prego di tornare appena può a sistemare il semaforo. Voilà! La sua impastatrice è tornata come nuova! Contento, signor pasticcere! La ringrazio, ma lei ha bisogno di riposare, Giustino aggiusta tutto. Lo so, ma per ora non posso, c'è troppo da fare. Hanno tutti bisogno del mio intervento. E hanno tutti bisogno anche del pane. Sono molto in ritardo. Spero di recuperare. Non ci pensi, fra poco avrà tanto di quel pane che non saprà nemmeno cosa farsene, gliela assicuro! Oh? No! Giustino aggiusta tutto! Torni indietro! Wow! Voilà! Non c'è nulla che io non sappia aggiustare. La sua lavatrice... pronta a lavare di nuovo? Forse c'è qualcosa che non può aggiustare. Giustino aggiusta tutto. Lei ha bisogno di dormire. Non ci posso fare niente, mamma bottega. Hanno tutti bisogno del mio intervento. Che disastro! Giustino se n'è andato troppo presto! Perfetto, la macchina che smista la posta ha ripreso a funzionare. Grazie, Giustino aggiusta tutto. Giustino aggiusta tutto? Ma dove? Il vostro Giustino aggiusta tutto! Aggiusta tutto! Povero Giustino aggiusta tutto. È meglio che vada a casa a riposare un po'. Sì. Giustino aggiusta tutto, torni indietro! Scusate se vi ho fatto aspettare, sergente Multa. È stata una giornata faticosa. Sapesse la mia, Giustino aggiusta tutto. Non ho smesso un minuto di dirigere il traffico. Avrei bisogno di far riposare le braccia. Non c'è tempo per questo. Bisogna lavorare ogni volta che c'è un chiodo da piantare o un cavo da aggiustare. Adesso può far riposare le braccia. Grazie, Giustino aggiusta tutto. Non so come farebbe Sgobbonia senza il suo aiuto. Giustino aggiusta tutto. Guardi, si è rotto di nuovo. Provo a vedere qual è il problema. Mi dica, funziona meglio adesso? Si accendono solo le luci verdi. E nessuno si ferma all'incrocio. Dunque, vediamo un po'. Si accendono solo le luci verdi? Proviamo così. Giustino aggiusta tutto. La macchina che smista la posta sta mandando la corrispondenza in un'altra contea. Giustino aggiusta tutto. Abbiamo la casa piena di schiuma. E guardi com'è ridotto il mio camion. È andato completamente distrutto. State tranquilli. Non c'è niente che Giustino aggiusta tutto non sappia riparare. Posso aiutarla, sergente Multa? Vuole aiutarmi? No, la ringrazio. Allora aiuterò te. Che ne dici? Non ti permetto di toccarlo, capito? Non guardi me, Giustino aggiusta tutto. Mamma bottega, immagino che lei accetti il mio aiuto. No, grazie, non importa, non c'è problema. Possiamo cavarcela anche da soli. Ma perché nessuno vuole più il mio aiuto? Dopo tutto quello che ho fatto per loro. Va bene, se è questo quello che vogliono, che si arrangino e aggiustino da soli le loro cose. Sapevo di poterlo fare da solo. Vorrei che Giustino aggiusta tutto fosse qui. Bene, è il momento di caricare la frutta. Oh! Qui serve l'aiuto di Giustino aggiusta tutto. Salve, sergente Multa. Come ha fatto a rimettere insieme la motocicletta? Grazie alle poche conoscenze che ho di meccanica. Oh,
Ma in questo caso si vede che non sono state sufficienti. Eh sì, oggi hanno tutti bisogno di Giustino. Giustino aggiusta tutto? È in casa? No, non c'è nessuno. Venga fuori, la prego. Ci serve il suo aiuto. Non è affatto vero. Non vi servo a niente. Abbiamo provato ad aggiustare le auto e le moto da soli, però... Non siamo stati capaci. Abbiamo tutti bisogno di te, Giustino. Ci perdoni se l'abbiamo offesa. Abbiamo sbagliato. Sgobbonia non può sopravvivere senza di lei. Siete sicuri di quello che dite? Sì, e ora può sistemare questo disastro. Naturale che posso. Adesso andate via, che devo lavorare. Grazie, Giustino! Ho sempre sognato un furgone a forma di banana! Grazie, Giustino! Aggiusta tutto! Grazie, Giustino! Ha fatto un lavoro stupendo! La ringrazio tanto! Ho sempre sognato un sidecar! Venga, salti su, le offro un passaggio! E che ne dice del semaforo, sergente Multa? Bravo! È perfetto! E adesso si regga forte!